Ciao a tutti, oggi vorrò mostrarvi una vellutata di piselli. Farò una mini porzione singola, poi sul mio sito troverete Chef Turis, sul mio sito Chef Turis troverete le ricette per 2, per 4, per 6, per 8, no? Allora, questa ricetta poi si può abbinare a fare bellissimi spaghettini con gambero crudo sopra, oppure tante altre ricette, un filettino dorato in umido con un po' di vellutata di piselli. Cioè, si può mangiare singola con un po' di pane, oppure abbinandola a primi e a secondi piatti. Io vi farò vedere adesso la classica vellutata. Prenderò del porro, un pezzettino, perché stiamo parlando di una porzione. Un cipollotto fresco e un pezzettino di sedano, e lo taglierò grossolanamente. Prenderò una patata e la taglierò sottilissimo per farla cucinare immediatamente. Sottile che voi potete. Poi andrò a mettere un po' di olio, un paio di cucchiai di olio in un pentolino prezzi riscaldato, e andrò a mettere tutto giù. Un pezzettino di peperoncino non troppo piccante, un pezzettino di carota, un pomodoro, pomodorino, un pezzettino di scalogno e un po' di prezzemolo. Andrò a mettere un rametto di timo che poi toglierò. Andrò a girare il tutto. Adesso lascerò stufare questo intingolo per 2 minuti circa, in modo che si sprigionano i profumi e si ammorbidisce un po' la patata. Dopodiché metterò i pisellini. Ok, 2-3 minuti sono passati, togliamo il timo che ha fatto il suo lavoro, la patata si è ammorbidita, andiamo a mettere i nostri pisellini dentro. Andiamo a mettere un po' di sale a gusto. E subito mettiamo con acqua fredda, la copriamo. Deve essere coperta, vedete? Adesso il tutto cucinerà per 15 minuti a fuoco moderato, dopodiché andiamo a passare nel carter. Ok, dopo 15 minuti questo è il risultato, lo proviamo di sapidità. Va più che bene. Ok, adesso lo mettiamo subito in un carter e lo andiamo a filtrare.
rimettere giù. Conosciamo secondo la densità che uno lo vuole, lo lasciamo adesso per un secondo. Questa è la nostra vellutata di piselli. Allora, questa la possiamo abbinare, adesso la andiamo ad impiattare. Abbiamo fatto la ricetta per una persona. Questa è una semplice vellutata di piselli, che questa salsa qui la potremmo abbinare con, come vi ho detto prima, con uno spaghettino con candelo crudo, oppure su un filettino di orata o su un pezzettino di carne, su tante altre cose. Se la mia vellutata vi è piaciuta, iscrivetevi al canale YouTube Chef Turis per ulteriori informazioni, la mia pagina. E buon appetito a tutti.